ciascuno di noi nella vita della nostra comunità parrocchiale. La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu tra tutto il bestiame e tra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre mangerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io conosco l'uomo che ha posto la moglie Eva, perché ella fu la madre di me. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo. Ma il tuo nome la notte è santa, anche il giorno è santo. Questa giornata la vediamo, anche se, come dicevo all'inizio, il tempo non è tanto clemente, la vediamo e siamo chiamati a viverla come una giornata santa. Una giornata in cui noi, che accorriamo ai piedi di Maria Vergine, siamo chiamati in questa nostra giornata santa, ma per tutti i giorni della nostra vita, a sognare e a sperare e ad immaginare ciò che Dio ha sognato, ha sperato e ha immaginato per l'uomo. Sì, proprio in questo giorno, giorno santo, giorno fatto per sognare, per stare svegli, tutta la notte, chi più e chi meno, siamo stati svegli. A domani sera, dopo una giornata, ci auguriamo di sole, quando tornerete a casa, insieme con i vostri figli, insieme con i vostri mariti, insieme con le vostre mogli, insomma, con le vostre famiglie. Al calare del sole e all'imbrunire, aprite le finestre e aprite i balconi delle vostre case. Guardate le stelle, fra le tante, una sicuramente brillerà più di tutte. Guardate quella stella e invocate il nome di Maria, chiedendole la grazia dell'amore, l'amore vero, libero da ogni sospetto, libero da ogni inganno. Quell'amore che fa battere realmente e che anima davvero il nostro cuore.
con la preghiera serale notturna. Domani celebriamo la seconda domenica di Avvento e poi vediamo che il da farsi. Quello che conta è che la Madonna la portiamo nel cuore, perché lei ci porta nel suo cuore. Domani sera poi